Buongiorno a tutte e a tutti, sono Roberto Grenne, sono il dirigente dell'Istituto Superiore Umberto Eco, nonché reggente della direzione didattica di Valenza. Il primo giorno di scuola è sempre una cosa nuova, perché si susseguono i volti, si modificano gli assetti delle classi, perché chi purtroppo è rimasto bocciato e deve ripetere l'anno trova nuovi compagni. E soprattutto si accolgono tanti nuovi studenti. Il primo giorno di scuola mio me lo ricordo molto bene, perché mi ero appena trasferito da Borgo Franco di Ivrea a Strevi e quindi ho conosciuto lì quelli che poi sono diventati gli amici di una vita. E oggi auguro a tutte queste ragazze e a tutti questi ragazzi di incontrare gli amici della vita, ma soprattutto di cominciare un percorso che sia consapevole e anche congruo alle loro aspettative. Ciao, io sono Milan Jessica, sono la mamma di due alunne che vengono qua all'Istituto Magistrale. Hanno scelto due indirizzi diversi, una al linguistico e una alle scienze umane. Il primo giorno di scuola, il passo tra le medie e le superiori è sempre emozionante, un po' come la prima elementare, la prima media, però forse un po' di più, perché ti rendi conto veramente che stanno diventando grandi, e quindi questo poi è il percorso che prenderanno, che le servirà forse di più poi nella vita, e è emozionante. Da genitore, bello. Qual è l'augurio? Che apprendano molto e che veramente poi, una volta finita soprattutto forse le superiori, riescano veramente a trovare un lavoro che le piaccia, che le soddisfi e che faccia parte di quello che loro hanno studiato, dove ci hanno messo l'impegno 5 anni. Buongiorno, sono Paola Massucco, insegnante di greco, latino, italiano, storia e geografia al liceo classico Umberto Eco. Primo giorno di scuola, emozionata più di quando è stato il mio primo giorno di scuola, perché l'incontro con i ragazzi, con ragazzi nuovi, quest'anno ho molte classi nuove, eredito anche classi della collega Paola Lucarno con cui lavoravo e che è mancata insomma prematuramente, quindi doppia responsabilità, ecco, prendere il posto di una collega, e quindi un po' di agitazione per l'ansia giusta di cercare di far bene coi ragazzi. I ragazzi cambiano sempre, quindi bisogna essere al passo con loro, ma cercare di essere anche utili a loro, insegnando sia i contenuti sia uno stile di comportamento. E quest'anno ho anche il liceo classico Cambridge, che vede alcune materie latino per ora insegnate anche in inglese, quindi una sfida anche per me, che farò italiano e greco in quelle classi, cercare appunto di trovare collegamenti che già ci sono fra le lingue antiche e le lingue moderne. Un augurio per i ragazzi? Un augurio per i ragazzi, che sia molto fruttuoso l'anno e che imparino a diventare loro stessi. Primo giorno di scuola da docente, quali sono le emozioni e le sensazioni? Ma le emozioni sono sempre più o meno le stesse, insomma, come diceva Silvio Orlando in quel famoso film La scuola, appunto, la scuola ci ha rapito a 6 anni e non ci ha ancora rilasciato, ci ha rapito anche nei sentimenti, c'è sempre la trepidazione insomma dell'anno che inizia, molte aspettative. È un po' qualche patema insomma rispetto al buon andamento dell'anno scolastico. Poi la scuola ce la fa sempre, perché le risorse, le energie delle ragazze, dei ragazzi, delle colleghe, dei colleghi sono sempre molte, quindi certamente il primo giorno è carico delle emozioni, anche incontrare i nuovi che iniziano, coloro che ritornano perché proseguono il loro percorso di studi, insomma è un bel momento. Quindi ogni volta è come se fosse la prima? Ogni volta è come se fosse la prima, anche se insomma dopo un po' di anni c'è anche l'abitudine, però si fa quello che si fa sempre, insomma ci si mette il cuore. E lei si ricorda il suo primo giorno di scuola? Il mio primo giorno di scuola, proprio il primo giorno di tutta la mia carriera scolastica, lo ricordo molto molto bene, perché mio padre mi diceva: avrai un maestro con due baffoni, perché allora nell'iconografia i maestri con i baffi erano quelli un po' più severi, e invece poi insomma ho incontrato persone splendide che nel mio percorso anche umano sono state importantissime,
professori straordinari che ancora oggi sono per me un punto di riferimento, qualcuno è ancora in vita e ogni tanto lo sento anche, quindi insomma mi sento sempre, anche se mi hanno concesso l'onore di dare del tu, mi sento sempre insomma debitrice sicuramente, sempre in un rapporto di reverenza nei confronti del professore, però sono stati veramente molto molto importanti. Un augurio per i ragazzi? Beh, ad essere sempre loro stessi, ad utilizzare ciò che la scuola offre per crearsi un loro punto di vista, un loro senso critico, una loro opinione, non avere mai paura di esprimere ciò che pensano, sapendolo motivare e non per partito preso.